Please. It's time for the final countdown. <laughs> the show starts in ten, nine. E buonasera, se sera, buongiorno, se giorno. Salve a tutti cari amici qui di Radio Visione 11.11. .11. Allora, questa sera ogni tanto c'è un problemino. Allora, siccome io oggi ho messo un post, che eh, me la so cercata però, eh. ho messo un post un po' pericoloso su Facebook e mi hanno bloccato per 24 ore. E quindi, mo, sto vedendo che eh, la diretta su eh, su Facebook non c'è. Però adesso vado un attimino, lo faccio qui in diretta perché non lo potevo sapere prima. Casomai mi eh, condivido quello che già ho, eccolo qui. Vediamo un po'. Eh, scusate un attimo perché qui veramente c'è troppa, come posso dire, c'è troppa censura e non si può più fare nulla. Non si può più fare nulla. Vabbè comunque vabbè, andiamo avanti così casomai poi ce lo metto dopo allora un abbraccio a tutti coloro che ci seguono eh, amici che già sono online vedo Rosalia, Patrizia Tatiana eccetera eccetera tante tante persone, Valdo Rossi eh, speriamo che sono tutte brave persone che non arrivano i soliti troll ma noi i troller eh, li, li mandiamo via e stasera sono solo quindi speriamo di farcela. Allora, l'argomento è uno di quegli argomenti che trattiamo in questa radio da tanti anni. Ma non sapevamo che questi argomenti, eh, come, come avete visto dal titolo, fa, questi argomenti veramente sono da anni e anni che non li trattiamo. Non, io non mai pensavo che queste storie, queste cose che, che raccontavamo diventassero realtà oggettiva. E oggi lo scoprirete, man mano che io vi racconterò, scoprirete quanto ci hanno lavorato per arrivare a quello che stanno facendo oggi. Io oggi per aver detto eh, che eh, si, può si, può si può avere degli effetti collaterali anche senza vaccinarsi, eh, appunto sono stato bacchettato da, da Facebook, quindi eh, non lo dirò qui in questa sede, perché se no mi blocca pure YouTube. Quindi saluto tutti voi, eh, sto aspettando che, eh, sto, voglio mettere un video che come diciamo immagini mentre vi parlo, però lo, non ho fatto in tempo a caricarlo, quindi lo sto caricando adesso. Intanto però possiamo, vi faccio vedere una sigla che ho preparato oggi proprio al volo, una sigla che la userò per quanto riguarda queste trasmissioni un po' sui misteri, perché così eh, dopo io farò ehm, varie compilation, no? La compilation di Shamax, dove trattiamo argomenti di sciamanesimo, la compilation di eh, al, eh, Ai confini con la realtà, dove diciamo trattiamo argomenti medianici e, e non. E adesso ci sarà anche una rubrica appunto dei misteri, delle cose. Cosa ci vogliono nascondere? Cosa ci stanno nascondendo? Riusciremo a scoprire cosa veramente questa gente ci vuole nascondere? E allora ho fatto questa sigletta. Devo dire che ho preso spunto anche da, dal carissimo amico eh, Babilonia, <ride> che si occupa lui di MK Ultra. Quindi ho, ho preso qualche cosa da lui. Lo dico perché. È giusto dare il, il peso a chi ha fatto le cose e non, eh, non vantarsi di averle fatte tutte. Il resto l'ho montato un po' prendendo di qua e di là. Vai con questa sigla. Un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Eccoci qui, niente ragazzi. Ho scoperto che questi. Posso dire una parolaccia? Mi permettete una parolaccia? Che ore sono? È l'ora di poter dire Questi bastardi, scusatemi il termine, questi bastardi di Facebook mi hanno bloccato anche le dirette. Cioè, praticamente io sono andato a vedere adesso eh, sul mio profilo e sul canale della, de, di Facebook. Praticamente è bloccato perché io non posso, eh, ma poi d'altronde ragionandoci, eh, io non posso né commentare per 24 ore meno male, sono stati molto buoni, 24 ore che sono rimasti 15 ore, non posso commentare, non posso eh, scrivere, non posso, non posso fare niente quindi, giustamente non posso neanche fare le dirette. Quindi fatemi la cortesia! Eh, chi sta ascoltando qui? Io c'è Patrizia Peressini ci sono tanti bravi amici che mi seguono. Fatemi la cortesia che io non ce la faccio a farlo adesso. Mettete sul, sul canale 11.11, insomma su vari canali e anche su, su WhatsApp, se potete, che la, la, la diretta è solo su YouTube stasera, purtroppo per motivi di censura da parte di Facebook. E allora, e allora iniziamo questa nostra bella serata. Voglio cambiare il, il, ba, il, il coso dietro in modo che è meno rompiscatole. Vediamo un po' ci metto qualcosa di meno ingombrante. Tipo questo ok, così almeno stiamo nel, nel cielo. Allora, vediamo un po' cosa dite qui nella chat. Tanto, vi saluto. Ciao Tonia, ciao Francesco, ciao a tutti quanti. Allora, iniziamo, perché non, non la voglio fare troppo lunga, perché eh, questi sono argomenti che vanno un po' poi ripetuti, magari più volte. Quindi iniziamo pure. Allora, io mentre parlo vi farò vedere un, 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 un filmato, così insomma eh, non sono da solo a parlare, però lo voglio mettere... Con già l'ho tolta perfetto allora iniziamo iniziamo alla grande innanzitutto ehm, il titolo è, è, è chiaro no e quindi io parto subito gli impianti cerebrali biochip per il biochip per, per la realtà virtuale proiezioni olografiche è possibile che operazioni ed esperimenti segreti vengano condotti nei paesi occidentali democratici sotto il paravento di falsi sequestri alieni. Ecco, io infatti, se voi avete visto nel titolo, anzi mi sposto perché sennò mi impallo, allora, io nel titolo ho chiaramente eh, espressamente messo rapi rapimenti alieni o militari, Beh, perché spesso mh, questi rapimenti alieni sono camuffati da organizzazioni paramilitari e militari. Che diciamo al, al soldo di qualche potere oscuro. E stasera ne sciorineremo di cose. Allora, andiamo avanti con ciò che mi sono preparato. Intanto vedete il, queste immagini che ho tratto dal web. E allora, spesso. Eh, resoconti, studi inerenti a, a rapimenti alieni sono stati presentati da alcuni ricercatori in maniera non tanto completa, focalizzando l'attenzione magari solo su determinati aspetti. Comportamento ed omissioni, voluti o meno, che rappresentano un ostacolo poi per la vera ricerca, dato che questi resoconti censurati non forniscono un quadro completo ed attendibile di questo fenomeno di cui stiamo per parlare. Eh, un esempio lampante sono le cosiddette esperienze virtuali, note proprio con il termine VRS, Virtual Reality Scenery, ossia scenari di realtà virtuale. Diciamo, se mi rimane il tempo, cari amici, vi, vi citerò anche dei rapimenti alieni veri e propri, o presunti tali, che ce ne sono di famosi, ve ne elencherò qualcuno e poi farò una trasmissione proprio su tutti questi rapimenti facendo vedere magari anche delle foto eh, delle immagini tra, tra i quali c'è Travis Walton, Walton, Travis Walton che ho conosciuto anche di persona tanti anni fa a Roma allora come abbiamo detto un esempio lampante sono questi VRS Virtual Reality Scenari, scenari ossia scenari di, di realtà virtuale indotti dall'esterno e per il soggetto praticante indistingu eh, praticamente indistinguibili dalla realtà oggettiva. Sono quegli effetti di ologrammi che sono quasi come quelli della realtà, non, non si riesce a distinguerli. L'individuo può sperimentare una determinata situazione attraverso un input sensoriale totale e reagire con spontanee risposte fisiche ed emotive. Sebbene alcune esperienze mh, possano. Essere state di scenario di realtà virtuale generate dagli alieni, come molti ufologi sostengono, altre attività secondarie indicano chiaramente un coinvolgimento dell'uomo in tale contesto. E si inserisce il recente studio condotto proprio dal professor Helmut Lammer, rappresentante austriaco del centro ufologico americano MUFON, sulle Milab Milati, eh, Military Abduction. Ovvero falsi rapimenti eseguiti, eh, falsi rapimenti, rapimenti alieni eseguiti in realtà da militari. Eh, dobbiamo cercare di comprendere, afferma proprio Lammer, che il programma che si cela dietro il fenomeno dell'abduction aliene e qual è lo scopo delle MILAB che poi, poi vi spiego, la, la parola Milab esattamente vorrebbe dire, l'avevo trovato il significato, eh, dovrebbe essere eh, rapimenti militari, eh, alieni, qualcosa del genere, insomma, beh, eh, la traduzione se la trovo, ah, eccolo qui, military abduction, sì, esatto, però io avevo trovato un, una spiegazione un po' più, aspettate, adesso ve la trovo, eh, perché qui bisogna fare le cose perfettamente. Allora, vediamo un po' se era questo. Allora, esatto, MILABS vuol dire Military Mind Control and Alien Abduction. Um, avete notato che pronuncia schifoso? <ride> Quindi MILABS vuol dire esattamente Controllo, menta militare, controllo Mentale Militare e... Um, Rapimenti alieni, ok? Per essere chiari, ci siamo ragazzi? Ok, allora andiamo avanti, andiamo avanti. Ehm... Dobbiamo comprendere, dicevo prima eh, ciò che afferma questo studioso Larma, che il programma è che si cela proprio de dentro queste abdation aliene. C'è un forte interesse da parte dei militari nello sviluppo di impianti cerebrali biochip per la realtà virtuale, proiezione di immagini olografiche, dispositivi di occultamento e armi che alterano la mente. L'esistenza di queste tecnologie, secondo lo studioso, induce alle seguenti ipotesi. Prima di dirvi le ipotesi di questo studioso, questo studio del, mh, degli impianti cerebrali biochip e io ci aggiungerei nanotecnologia, ha fatto dei passi gig giganti in avanti rispetto a agli anni di cui stiamo parlando, perché qui stiamo parlando di parecchi anni fa, dagli anni 70, già si cominciava a fare queste cose. Bene, pensate una cosa: quando eh, c'è una tecnologia che arriva eh, alle nostre case, diciamo, per esempio il, il computer, voi dovete sapere che il computer è arrivato alle nostre case quando già i militari e già, diciamo, alcune agenzie eh, segrete lo usavano già da molti anni, cioè loro già usavano i computer tranquillamente. Poi eh, hanno, hanno ceduto a farli utilizzare anche alla popolazione civile. Quindi, perché vi dico questo? Perché queste, questa tecnologia della nanotecnologia, che oggi sembra una cosa... Quasi nuova in realtà, secondo me è già da anni che loro ci stanno lavorando tanto da riuscire ad affinare un prodotto sperimentale con all'interno delle nanotecnologie. E io ci aggiungerei qui lo dico e qui non lo nego: di retro ingegneria aliena. Cosa vuol dire retro ingegneria aliena? Vuol dire. Eh, tecnologia rubacchiata da magari qualche astronave caduta da qualche parte, eh, se ne è par sentito parlare tanto di queste astronavi ogni tanto negli anni neg nei primi anni 70-80, ma anche prima eh, di eh, crash di eh, navi aliene che poi non sono esattamente le navi con cui viaggiano gli esseri di luce, ma sono le navi diciamo, dove eh, fanno viaggiare. Eh, I famosi grigi o, o qualcosa di simile che, che, non, che non sono, allora ci sono delle razze di grigi che sono proprio delle razze eh, vere e proprie, ma ci sono eh, queste razze, diciamo, tra virgolette, grigi che sono degli eh, dei, dei posso dire, no dei robot però, so, sì, dei robot biologici che li utilizzano per eh, appunto per fare questi viaggi eh, interspaziali e per esplorare. Quindi, questa retroingegneria. Aliena è arrivata a oggi a risultati eccezionali che mh, si, si, si è riusciti, eh, infatti era questa la corsa nel, negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni, la corsa della tecnologia era quella di mh, miniaturizzare il più possibile ehm, le, la tecnologia e oggi siamo arrivati veramente a... cioè una, un, un, un microchip può entrare all'interno di, ehm, di un ago, di una siringa. Cioè, vi rendete conto cos'è un acqua di una siringa? Ecco, loro riescono a far entrare attraverso la siringa, appunto un, eh, un microchip, un, oppure pezzi di microchip che poi, attraverso eh, materiali come il grafene possono eh, assemblarsi nel tempo. E come fanno ad assemblarsi nel tempo? Naturalmente attraverso delle radiazioni. Ma questo è un altro discorso, io voglio tornare un po' indietro perché studiando un po' la storia delle Milabs e, e dell'Abduction noi possiamo riuscire a capire come questi ci hanno, eh, ci hanno studiato sopra. Allora, e questo è palese, si stanno effettuando da anni esperimenti segreti proprio sugli esseri umani, cioè non, non meravigliamoci se oggi ci, noi diciamo io non voglio fare la cavia, Oggi siamo coscienti che se facciamo un certo eh, tipo se prendiamo un certo tipo di farmaco, siamo, siamo mh, cavie, in realtà, molti si sono magari anche eh, dati volontari per fare da cavia umana, ma altri non l'hanno mai saputo. Tali esperimenti sono stati nascosti alle autorità, al governo e al pubblico, finanziando progetti segreti. Pertanto, se esistono le prove anche per un solo caso personale militare coinvolto, un scenario proprio di questo di, di, di cui stiamo parlando, il rapimento, non è possibile liquidare facilmente quei resoconti che accenino appunto a questo evento. Inoltre, se enti governativi e militari sono davvero coinvolti segretamente in tali operazioni, è d'obbligo effettuare però ricerche molto più approfondite rispetto a quelle condotte fino ad oggi. Comunque, nonostante tutto, gran parte degli ufologi e studiosi ufficiali non si sono dimostrati molto entusiasti nell'affrontare queste eventuali violazioni. Allora, adesso andiamo, adesso controllo un attimino la chat, come va, vediamo un po' se ci sono commenti, se ci sono saluti, se ci sono problemi. Ok, intanto ehm, voglio fare un, un feedback, anzi facciamo una cosa, mettiamo questo... Questo sfondo un po' più grande, vediamo un po', là e io mi metto da una parte. No, ho sbagliato. No, è questo. Ecco, così mi metto da una parte e voi intanto vi guardate tutte questa serie di cose. Allora, mh, intanto voglio un feedback da voi. Vi piace è interessante questo argomento perché io eh, quello per me è interessante, però vorrei, vorrei sapere se anche per voi è interessante, se mi sentite bene. Tra l'altro, eh, ripeto agli amici di, che eh, su Facebook purtroppo non ci sono stasera perché eh, per quelli che, si sono, ehm, che ci hanno raggiunto adesso, perché eh, sono stato bacchettato da Facebook per un, per un post che ho messo stamattina. E quindi fino a tutto domani non potrò trasmettere, non potrò fare nulla. Ok, allora va, vado avanti. Ok, grazie, carissimi amici. Grazie, 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 grazie. Dunque, andiamo avanti, esperimenti di mind control contro i civili. Eh sì, cari miei, qui ci stiamo lamentando. Che un, che un, un presidente di una, di una regione invade un'altra regione. Con le armi dopo che magari eh, per anni ha avvertito che avrebbe che, che avrebbe fatto ma qui stiamo parlando di esperimenti fatti sulla popolazione civile in modo segreto allora tutti quelli che si rifiutano prosegue sempre questo studioso professor Larme di credere che siano stati compiuti degli esperimenti segreti sulla gente inclusi i bambini Dovrebbero visionare i documenti comprovanti gli esperimenti effettuati dai servizi segreti militari prima, durante e dopo la guerra fredda. E che sono ormai di dominio pubblico, ragazzi. Eh? Gli Stati Uniti e il Canada, secondo lo studioso, questo Lammer, non sono stati gli unici paesi poi a perpetrare queste atrocità. Di recente la stampa inglese ha riportato la notizia che anche il Regno Unito, durante... Mh, gli ultimi 40 anni ha condotto esperimenti segreti concernenti effetti delle radiazioni sugli esseri umani. Vi spiegate come mai molte persone sono diventate elettrosensibili, fotosensibili e, e hanno dei grossi problemi quando si avvicinano a un'apparecchiatura elettrica? Perché questi esperimenti sono stati fatti negli anni e adesso molti ne stanno pagando le conseguenze. Uh, alla nona conferenza annuale dell'Orange County, California, lo psichiatra canadese Colin Ross ha presentato un documento ottenuto attraverso il FOIA, Freedom and Information Act. Act. Spero che le mie pronunce inglesi siano buone. Io, io ci provo. Io mi invento una pronuncia, però, però non so se è quella giusta. Comunque, c'è marcio. Allora, contenente le prove che la CIA aveva segretamente condotto. Ricerca sulla creazione di cavie manciù fin dalla seconda guerra mondiale. I dottor Ross ed altre organizzazioni di ricerca hanno incontrato i sopravvissuti di esperimenti che includevano l'impiego di elettroshock, droghe, impianti cerebrali e deprivazione sensoriale. Poi dicevano l'olocausto tedesco, che i tedeschi erano cattivi, che facevano. Beh, eh, questi non hanno fatto di meglio, eh. Alcuni soggetti erano stati rinchiusi in gabbie. Costretti al sonno forzato e ad abusi rituali e sessuali. Una volta selezionate le vittime, sono state ripetutamente usate quali animali umani da laboratorio. Ragazzi, c'è da accapponare la pelle qui, eh? Per tutta la vita, in una serie di esperimenti controllati e monitorati dall'esterno, nel 1997, pensate, la ACES -MC, MC, Advocacy Advocacy. Committee for Human Experiment Survivor Mind Control. Ammazza ragazzi, stasera mi sto a mangiare pane inglese. Allora, ovvero il comitato legale per i sopravvissuti agli esperimenti di controllo mentale sugli umani. Ha consegnato un uh, videodocumento al presidente Clinton. Buono quello. E al primo ministro canadese. In cui si richiede un'udienza presidenziale e la declassazione dei dati governativi relativi a presunti esperimenti di controllo mentale. Tali esperimenti furono condotti su adulti e bambini inconsapevoli, furono, furono finanziati dal governo degli Stati Uniti dal 1940 in poi. Ragazzi qui non si scherza, eh. Il video contiene inoltre le testimonianze dei sopravvissuti, bambini e adulti, agli esperimenti, nonché alla testimonianza di terapisti, psichiatri, psicologi che avevano effettuato questi esperimenti. Ma stranamente queste vittime non riferiscono casi di contatti alieni o UFO, come quelle delle Milab, ma alcune delle esperienze hanno molto in comune sul tipo di controllo mentale e di abusi descritti. Questo breve scorcio di esperimenti segreti condotto sull'uomo supporta l'ipotesi Milab eh, di operazioni segrete proprio contro i civili. Controlliamo ancora la situazione qui. <ride> dice: eh, dice Febbe A, per la pronuncia basta il tuo intento. <ride> ok. Eh, no, ogni tanto vengo a controllare la chat perché non vorrei che arrivasse qualche malintenzionato, eh, bisogna beccarlo subito. Perfetto. Allora facciamo una cosa, rimettiamoci così. Ok. Anzi, facciamo una cosa. Adesso tolgo un po' questa immagine perché poi alla fine ci rompe le scatole. E guardate la mia bella faccia. Allora, 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 allora mi metto più al centro. Allora, dunque, continuiamo questo bel racconto. Allora. Insomma, tanto bello non è? Eh? Possibili scopi, perché uno si può domandare, vabbè Antonio, ma che scopo hanno questi qui di fare questi esperimenti? E adesso ve lo dico, possibili scopi delle Milab. Alla luce di queste nuove informazioni si può constatare come l'intero scenario delle abdation aliene o umane sia molto più complesso di quanto si credesse all'inizio. Esistono prove evidenti che più di un progetto umano sia inserito nell'intricato fenomeno dell'abduction aliene. Ognuno di questi programmi ha probabilmente un suo punto focale che coinvolge presunti rapiti degli alieni. Credo che il primo gruppo sia interessato ad esperimenti sul controllo mentale comportamentale. Esistono prove ed esperimenti di deprivazione sensoriale. Respirazione di liquidi Stimolazione elettromagnetica dei lobby temporali, ricerca sul cervello e innesto di impianti. Il secondo gruppo invece sembra interessato alla ricerca genetica e biologica. Cioè, alcune vittime delle MILAB ricordano di aver visto nel corso dei loro rapimenti in base militari sotterranee degli esseri umani in contenitori pieni di liquido e animali geneticamente mutati chiusi in gabbie. Lo so, questo è un argomento, magari, che qualcuno un po' sensibile si sente un po' turbato però ragazzi bisogna essere informati su tutto non possiamo tapparci le orecchie e chiudere gli occhi queste sono cose che sono che avvengono già dagli anni 40 ragazzi non è che sono cose non sono i i, i, i cosi sperimentali qua i farmaci sperimentali che ci stanno propinando adesso i i, i i farmaci sperimentali che ci stanno propinando adesso sono figli di questo lavoro che Hanno fatto questi maledetti, e cioè appunto questo studio che hanno fatto, poi ci sarebbe un terzo gruppo che invece sembra essere una specie di task force militare operativa fin dagli anni 80, quindi non stiamo parlando di, di ieri, interessata al fenomeno abduction umano alieno. Alla fine di raccogliere proprio informazioni a riguardo, quindi questi tre gruppi lavoravano normalmente in sincronia tra loro. Quindi c'era un gruppo che cercava di capire un po' la fase umana un gruppo che cercava di comprendere la genetica e un altro che cercava di capire da secondo me da quelli veramente rapiti a informazioni a riguardo è possibile che i capi di questa task force credano che alcune abdush aliene siano vere e che esse abbiano implicazioni riguardanti proprio la sicurezza nazionale la, mettiamo, la mettono sempre così poi alla fine no sulla sicurezza nazionale e' altresì possibile che il secondo e il terzo gruppo lavorino insieme per condividere i dati sugli stati, eh, studi genetici degli addotti degli alieni. Quindi si può focalizzare, cari amici, ora l'attenzione sulle esperienze degli addotti MILAB, quindi sulle persone rapite da personale militare concernenti i contene, contenitori ripieni di liquido menzionato poc'anzi. Molti degli addotti ricordano di esservi stati posti secondo alcuni ehm, se, secondo alcuni erano vuoti e per altri invece all'interno degli c'erano degli alieni altri ricordano per esempio di aver visto degli esseri umani alcuni dicono di essere stati costretti a respirare il liquido e ad averlo vissuto come un'esperienza estremamente traumatica Beh, ragazzi abbiamo visto tanti film di questo genere no dove Secondo me, questi esperimenti sono fatti anche per capire, per esempio, se eh, per fare lunghi viaggi spaziali eh, è ovvio che noi non possiamo eh, vivere in tipo l'ibernazione, piuttosto che appunto respirare dentro un liquido. Ma voi immaginate che vi chiudono in una, in, una, in una bara di cristallo e poi esce fuori un liquido e voi dovete inalare questo liquido come fosse ossigeno. Non deve essere una cosa piacevole. Deve essere qualcosa di traumatico. Altri invece ricordano di essere stati portati in strutture militari sotterranee e di aver visto persone tutte identiche in lunghe file di tubi di plastica o di vetro. E questo ha fatto pensare subito a esperimenti di clonazione. Adesso cerchiamo di vedere, vi ho nominato i biochip, ok? Vediamo cosa sono questi biochip cerebrali intelligenti del. USAF, allora, mh, molta gente è conscia del fatto che, nel periodo successivo alla guerra fino agli anni 70, furono effettuati esperimenti segreti per il controllo della mente e del comportamento sulla resistenza alle radiazioni. Dovremmo domandarci se qualcuno ha interesse ad effettuare esperimenti segreti anche oggi, e io dico penso che, che non hanno mai finito di fare esperimenti. Chi afferma che i risultati di questo studio sono solo spazzatura dovrebbe visionare le ricerche classificate dall'aeronautica militare e tutti gli studi condotti sulle armi non convenzionali. Ma mi è venuta in mente una cosa, ragazzi, che ho visto oggi al telegiornale. Tu dici, ma Antonio, tu ti guardi il telegiornale, ma ogni tanto devo vedere quante stronzate dicono, no? Beh, oggi ho sentito un'altra. Allora, intanto... Eh... Intanto qualche tempo fa avevano detto che avevano ehm, buttato giù una porta aerea americana e, e, e russa, scusate, una butta aerea russa. E i russi hanno detto che quella porta aerea non l'hanno mai buttata giù. Ma non si sa mai chi dice la verità, no? Io sono propenso a non credere né a nulla né all'altro certe volte. Comunque, oggi ne ho sentita un'altra. Oggi ho sentito che i russi, ragazzi, Attenzione, questo è un segreto. Eh? L'hanno detto però in telegiornale. I russi hanno un'arma segreta. Porca miseria. Ma un'arma così segreta che l'hanno vista coi satelliti. Cioè i satelliti americani hanno visto l'arma segreta de dei russi. E sapete qual è? I delfini. I delfini ammaestrati che praticamente sono ammaestrati nel vedere se sta arrivando un sommergibile, se sta arrivando una bomba, questi eh, delfini avvertono i russi. Adesso. Puta caso fosse vero, a parte che forse è effettivamente esperimenti con i delfini sono stati fatti dalla, dalla Marina Militare e dalle varie marine di tutto il mondo, perché eh, addestrando i delfini a fare certe cose, eh, naturalmente si ha la possibilità di essere meno, uh, meno scoperti. Ma che questi, da, 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 dai satelliti, hanno visto che eh, i russi hanno. Allora, a me mi sembra come quello, no? Che eh, punta il dito dicendo chi è stato, sapendo che è stato lui il primo a farlo. Quindi, probabilmente è tutta una, beh, tutta una farsa. Anche questa. Allora, vediamo di andare avanti. Perché poi lo sapete, no? Ormai oh, questo è il mio tormentone. A proposito del tormentone. Poi ve lo metto eh, stasera, o oh, 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 abbiamo un tormentone bellissimo, ma un tormentone è quello mio de, di essere un po' divagatore, quindi il dottor Divago, dai su, adesso andiamo avanti perché, non, ripeto, non voglio stare tanto stasera perché sono argomenti molto interessanti, ma pesanti. Allora, andiamo avanti. Molta gente è conscia del fatto che questo periodo successivo alla guerra, appunto, ci sono state queste... Eh, questi esperimenti. Tutto ciò in effetti viene contemplato anche in un documento dell'Air Force 2025, pubblicato di recente dall'Aeronautica Militare statu statunitense, appunto la USAF, USAF, Aeronautica Militare statunitense. E più precisamente nella sezione intitolata Information Operation and New War Fighting Capability. Capability. Insomma, una nuova capacità, meglio in italiano, una nuova capacità di combattimento in guerra, dove vengono presi in esame scenari tecnologico-bellici nel 2025. Ah, andiamo bene. In questo periodo e in questo rapporto, gli autori militari degli esperimenti dell'USAF accennano alla possibilità di fondere microscopici chip impiantati nel cervello, i quali svolgerebbero due funzioni. Ragazzi... Voi adesso vi state, eh, state riuscendo a capire perché questa sera vi sto parlando delle Milab e delle ehm, dell militari? Perché sono anni che ne parliamo, però spesso noi ci domandavamo, ma tutto questo, a cosa qui Prodes, a cosa vogliono arrivare? Beh, oggi ragazzi, non ditemi che non avete, capito il, non avete chiuso il quadro di tutti questi esperimenti ai giorni d'oggi. Io non ve lo dico, lo dovete capire da soli. Quindi questo biochip impiantato connetterebbe l'individuo a una rete di sistemi satellitari integrati o smart satellites in orbita bassa attorno alla Terra. Ve lo, no, no, ve lo ripeto, ve lo ripeto, ve lo ripeto perché, cioè, sembra, cioè, queste sono cose che sono state scritte tanti, tanto tempo fa, eh. Il biochip impiantato connetterebbe l'individuo ad una rete di sistemi satellitari integrati o smart satellites in orbita bassa attorno alla Terra creando un'interfaccia tra persona impiantata e incredibili risorse informatiche l'impianto rilascerebbe le informazioni elaborate dall'IVC direttamente al cervello dell'utente ragazzi 5G 5G antenne dappertutto ma voi avete visto quante antenne 5g ci stanno in giro ma ci avete fatto caso le hanno messe dappertutto lampioni alberi e se andate sulle sulle autostrade ci sono dei pali che non si capisce chi sono ma sono naturalmente dei pali di 5g perché sono messi a distanza l'uno dall'altro che si vedono l'uno con l'altro quindi palesemente 5g non voglio parlare della 5g però è, è, è è ovvio è ovvio che se attraverso farmaci, attraverso i tamponi, attraverso qualsiasi cosa, anche le merendine dei bambini ci iniettano nanotecnologie tecnologie, è ovvio che queste nanotecnologie devono essere poi attivate da qualcosa. Qui parla di satelliti, ma basta, mi fermo qui. Il biochip impiantato. Quindi praticamente. Crea proprio un'interfaccia. Quindi loro possono vedere chi è, cosa fa, cosa mangia, quando dorme, cosa sogna, tutto, tutto. Potrebbe essere anche addirittura una visualizzazione mentale proprio dell'ambiente circostante. Quindi loro riescono a vedere anche dove sei, cosa fai, attraverso di te. Pensate un po'. La visualizzazione potrebbe essere addirittura a 360 gradi. Così. Non più limitata dal campo visivo umano, eh, ma a 360 gradi. Avete mai visto quella adesso vanno di moda quelle webcam no che costano pure relativamente poco che tu prendi questa webcam fai delle riprese fai così fai delle riprese non ti preoccupi di riprendere quello di riprendere quello, perché queste telecamere fanno una ripresa a 360 gradi quindi poi tu in post edition puoi decidere di, di riprenderti oppure di guardare un pezzo di panorama là o un pezzo là tranquillamente perché hai, ehm, hai registrato a 360 gradi così loro possono monitorare l'ambiente circostante. Quindi immaginatevi cosa potrebbe un pilota di un aereo da caccia eh, di porsi proprio in una zona di guerra e lui perfettamente visibile. Inoltre, una vasta gamma di armi letali verrebbe collegata al sistema satellitare, quindi permettendo agli utenti impiantati in possesso di autorizzazioni speciali, quindi i famosi soldati cibernetici, di usare direttamente queste armi. Cioè, ma vi rendete conto, questi cosa stanno creando? Quando si parla di transumanesimo, ma è niente in confronto a un soldato cibernetico. Ragazzi, ne abbiamo visti di film su queste cose, eh? quindi non è fantascienza, è scienza fantastica. Andiamo avanti. A me mi a me arrabbio perché dico: Ma è possibile? Io dico: Guarda, aspetta, vi voglio guardare negli occhi perché ho una pagina aperta. Ecco, allora vi voglio guardare negli occhi Cari, cara Rosetta, cara Febea, cara Tonia, caro eh, Lorenzo, Valentina, Francesco. Io vi voglio dire una cosa: Ma possibile mai? Io dico di dover. Spendere miliardi di miliardi, spendere tanto tempo per creare un qualcosa che debba fare male al, a un altro, quindi il controllo mentale, eh, armi schifosissime, cioè dare per esempio, buttare durante la seconda guerra mondiale l'hanno fatto e lo fanno ancora adesso, buttare dei, dei peluche con dentro delle bombe a mano e i bambini che le prendono esplode, cioè. Ma cioè, bisogna essere. Allora, voi dice non esistono gli alieni. Ma gli alieni siamo noi con la nostra cattiveria. Cioè, perché cosa per dominare un, un popolo? Che poi se invece tutta questa bella fantasia, tutta questa bravura nel creare biotecnologie e controllo mentale fosse dedicata a migliorare questo mondo, ragazzi, ma in questo mondo non ci sarebbe fame non ci sarebbe povertà, non... vivremmo in un paradiso terrestre e allora io mi domando come mai non vogliono il paradiso terrestre questi, questi esseri di questi perché probabilmente il paradiso terrestre non è consono alle loro eh, esigenze. È ovvio perché per noi è palese un paese palese, un posto dove eh, non ci siano guerre dove sia tutto perfetto, la natura meravigliosa, ehm, amore l'uno con l'altro, sarebbe una cosa fantastica, per noi è palese questa cosa, ma probabilmente, io mi sono fatto questa domanda e mi sono risposto da solo, probabilmente a queste persone non interessa l'amore, non interessa il benessere altrui, perché loro, se ci fosse un benessere, quindi tipo la casa del mulino bianco, loro morirebbero di fame, perché il loro cibo non è la gioia, non è il, il, il vedere un tramonto e, e, e sentirsi emozionati, no, la loro, la loro eh, fame è la nostra sofferenza, il nostro patire, il dover arrabattarsi giorno dopo giorno per cercare un lavoro, per, per essere schiavi tutta la vita, loro da questo traggono profitto. Cari amici miei, scusate questa piccola, diciamo, Patrizia dice: Io sogno utopia e so che esiste. Eh, allora, il mondo di cui noi aneliamo verrà perché guardate, che non possono portare troppo avanti questa manfrina perché. Sì, è vero il libero arbitrio, però, come ho scritto tempo fa in un posto che per fortuna non mi hanno censurato, eh, spesso il bene utilizza il male per arrivare a qualcosa che rasenta la perfezione, e quindi tutto quello che fino adesso sta accadendo. È stato permesso dal bene, attenzione, non è che il male si è preso tanta volte, cioè, morte, frego io, caro male, c'è il, 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 il diavoletto che ti ruba l'anima o che ti fa soffrire, o, o, oppure l'entità aliena che viene dentro di te e si mangia la tua anima. No, no, cioè, accade questo. Ma questo è stato permesso dal bene, non perché il bene si diverta, perché ci vuole. Una crescita nel dolore nella privazione per capire effettivamente quanto è importante la luce. Vi faccio un esempio e poi vado avanti con le Milabs. Allora, lo pensavo l'altra volta questa cosa. Ho detto: Ma se io devo spiegare a un bambino un concetto simile, come glielo spiego? E allora, voi immaginate di essere seduti nella, sulla sedia del dentista. Per carità. Io non, io non credo che quel chi, chi sta ascoltando vada a, a cuor leggero dal dentista. Io non ci vado a cuor leggero. Mi siedo lì e già solo il pensiero che mi dovrà traparare un dente, anche se quello dice tranquillo, non ti faccio male. Ecco, però il male lo senti. Ecco, in quel momento, quel medico è il demonio. È qualcuno che ci, sta, che ci vuole male perché, mentre, per esempio, anche se fate la, la pulizia dei denti non è che vi può fare l'anestesia la, 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 su tutti i denti, qualche puntina di dolore la sentite, no? Allora in quel momento, il dentista, poverino, è un demonio che vi sta facendo del male, vi sta torturando. No, sta facendo il suo lavoro. Quindi, dal male, dalla sofferenza che tu senti dal dentista, poi. Hai un beneficio, quindi hai i denti puliti, hai i denti eh, risistemati, hai sofferto, però hai sofferto per una buona causa. Ecco, la metafora della spiritualità è anche questo. La terra deve subire delle sofferenze, ma non è che, 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 che molti dicono, ma, ma Dio è così buono, ma perché permette che i bambini soffrano? Perché permette che ci siano le guerre? Ecco, fate l'esempio del dentista, ok? Il dentista deve operare e quindi vi può anche far male, ma per il vostro bene. Non so se vi è piaciuta questa metafora, eh, ma è così ogni tanto me la invento. Andiamo avanti, andiamo avanti perché eh, è già passato quasi un'ora eh, e io non voglio andare oltre un'ora. Allora, tutto ciò come abbiamo detto prima, questi studi militari che creano questi human brain machine, cioè cervello mano macchina e impianti di realtà virtuali. cosa sono? Armi per la manipolazione mentale. Gran parte di questi documenti fanno riferimento a istituti di ricerca, allora tutto quello che io vi sto dicendo ragazzi non è che e fantasia oppure sono racconti delle new age che poi a me fatto che la new age debba, debba essere sempre nominata come qualcosa di, di drammatico e di negativo ma la new age è una cosa fantastica e che l'hanno demonizzata però qua non stiamo facendo resoconti new age ma qui ci sono documenti che si potrà benissimo andare a spulciare non stiamo parlando di così e poi ci sono i documenti. Se qualcuno li vuole sapere, io lo mando nel sito dove, dove, di cui sto traendo queste informazioni e lì ci sono tutte le informazioni che riguardano appunto la documentazione. Perché eh, si fa presto a dire una cosa, poi uno dice: Vabbè, ma tu queste cose come le sai? Le so perché ci sono documentazioni. E quindi gran parte di questi documenti fanno riferimento non a Tizio, Caio e Sempronio, ma a istituti di ricerca militare e sono classificati visto che gli autori di questi testi scrivono che gli apparecchi da impianto negli umani suscitano problemi di etica e di relazioni pubbliche dovremmo chiederci cari amici chi potrebbero essere le cavie per questi progetti di ricerca futuristica un altro documento interessante riguardante le information warfare warf, warfare è classificato e sono i possessori di autorizzazioni appropriate e possono ottenere copia dal Centro Informazioni Tecniche di Fort Belvoir, Virginia. Il fascicolo studia la proiezione di immagini olografiche e dispositivi di occultamento e mimetica multispettrale che forniranno ai militari capacità strategiche incredibili. Mi fermo un attimo, metto il punto su questo, su questo argomento perché tempo fa in una radio. Così, che fa musica, i, i, i due speaker scherzavano tra di loro e, e dicevano: Sai, ho, le, ho, ho letto che hanno inventato il mantello, il mantello che fa diventare invisibili. Quello facevano: No, ma stai scherzando? No, no, guarda, ecco, vedi, cioè, questi americani hanno inventato un, un mantello che praticamente devia tutte le, le cose ottiche. e Quindi, uno, se se lo mette, diventa invisibile. Non è che diventa invisibile, però non viene visto. Ecco, voi dite che c'entra questo? C'entra perché questi dispositivi di occultamento, mentre una volta si usavano le, il mimetismo, quello fatto con eh, la mimetica, no? che si chiama appunto mimetica, beh, questi secondo voi non hanno scoperto il modo di diventare invisibili all'occhio dei radar e di altre cose, lo hanno già fatto da tanti anni. Ok, questa te tecnologia, inoltre, può permettere. A, a creare anche ambienti fittizi che un avversario potrebbe credere reali quindi tu arrivi in un posto e loro ti, ti, ti sciorinano pa! una città per esempio che non esiste allora magari loro si mettono a bombardare una città che non esiste perché riescono con questi eh, sistemi olografici a creare ciò che vogliono ragazzi nei files inoltre, poi in questi files che sono stati desecretati si afferma che nella ricerca per le operazioni PSY war, quindi guerra psichica, psy war, eh, guerra psichica, si tenta di influenzare una persona a bersaglio proiettando immagini orografiche che trasmettono l'effetto desiderato. Ragazzi, vi rendete conto? Quindi noi dovremmo domandarci ancora, ma chi sono gli avversari e i bersagli dei test di queste ricerche? Un recente articolo pubblicato da News and World Report. Ha rivelato che i militari americani hanno sviluppato armi in grado di alterare la mente tramite manipolazioni acustiche, microonde e onde cerebrali. E qua casca l'asino. Ragazzi, manipolazioni acustiche, microonde e onde cerebrali. Perché dico casca l'asino? Perché io, però, queste cose non le, dovrei, non le potrei dire perché già mi hanno censurato. Allora, cerco di dirvelo in modo che non. Questi farmaci sperimentali, alcuni farmaci sperimentali, possono essere eccitati da suono, da un suono particolare, da microonde, ok? Durante il sonno. Quindi, durante il sonno, molte persone, e io ne conosco anche qualcuna, non posso dire di più, che hanno che gli succede queste cose. Durante il sonno, hanno degli scatti, hanno delle, delle problematiche, non riescono a dormire perché vengono inondate da queste microonde, magari non appositamente, non, non è che c'è qualche militare sopra lì che gli manda le microonde, no. Siamo pieni di microonde, ragazzi. Basta vedere il, il coso del computer, come si chiama, il, il modem, il telefonino stesso, eh, le antenne. Chissà, che ne abbiamo tutte antenne a quattro, a quattro passi da, da casa nostra. Quindi queste eh, radiazioni, per non menzionare poi le scie chimiche, vabbè, lì una, ci sarebbe da fare un altro discorso. Quindi tutto questo crea problemi cerebrali, onde cerebrali. In questo articolo c'è la foto di un elicottero militare che punta un raggio di energia verso una casa. Secondo un rapporto del Pentagono, armi acustiche e soniche possono vibrare all'interno degli esseri umani fino a tramortirli, causare nausea e perfino liquefare i loro cervelli. E vi dico io anche perfino creare infarti. E qui mi viene in mente un caro amico, e non voglio nominarlo, che casualmente è morto di infarto. E noi sappiamo benissimo che questo caro amico aveva molti, qualche anno prima, fa, ci aveva fatto vedere che c'erano delle cose strane intorno a casa sua. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi pensate, a questi cosa possono fare. Questi, se, se decidono di far fuori me, Antonio Fontana, ci mettono un attimo, passa un elicottero, mi, 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 mi fanno un, un raggio addosso e mi liquefano il cervello, il cuore magari a me non me lo fanno perché non sono nessuno, però possono veramente fare queste cose, ragazzi. Non, io non mi voglio spaventare. Vediamo un po' qui la chat. La prossima volta che sono da solo, chiederò a Patrizia di darmi una mano nella chat, se le lo vuole fare o qualcuno, magari, perché ho sempre paura di non poter controllare tutto. Quindi, se avessi qualcuno di buona volontà che mi può controllare la chat e magari comunica con me attraverso... WhatsApp sarebbe fantastico, quindi lancio quest'idea, idea. Eh? Fatevi avanti. Allora andiamo avanti, andiamo avanti un altro pochettino. Quindi, all'inizio degli anni '80, il dottor Eldon Bird era a capo di uno strano progetto su armi elettromagnetiche. Gran parte delle sue ricerche venivano condotte proprio dall'istituto di ricerca radiobiologica di Bedesta, Bedesta, Maryland. Il medico affermò che sia lui e che i suoi colleghi cercavano di rilevare le attività elettriche del cervello in modo di influenzarle. Ah, ultima notizia fresca, <ride> Antonio, ma tu divaghi sempre, sì, mi piace divagare. Ultima notizia fresca il L'uomo più ricco del mondo che adesso non mi sovviene il nome mannaggia. Ce l'ho qui sulla punta della lingua: quello, quello che lancia i missili. Eh, Mask, Elon Musk, Elon Musk ha acquistato per 50 ragazzi 56 miliardi di dollari. Ha acquistato tweet. Cioè, questo ha 56 miliardi per comprare tweet. Twitter e, e ha annunciato che farà rientrare quelli che hanno cacciato via, tipo Trump cosa. e cosa. Io mi domando a che scopo questo compra. Tweet? Vabbè, per per perché è ovvio che può così controllare ancora meglio le cose. Questo Elon Musk, ma è dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi? E qui, la, qui è sottile un po' la differenza tra chi è buono e chi è cattivo perché a volte, cari amici prima di che vada avanti ditemi voi, secondo voi Elon Musk è un furbo, 44 miliardi, io ho letto 53, secondo voi Elon Musk ultramiliardario è uno che vuole il bene dell'umanità oppure uno che si fa gli affari suoi in un certo modo è questo che a volte, perché la linea sottile tra il buono e il cattivo dipende dalla, dalla informazione, dalla propaganda. Vi faccio un esempio. Non voglio parlare di Putin e di... basta. Però, vi ricordate i primi film western? Nei primi film western c'era il cowboy a cavallo. Come si chiamava coso? John Wayne, che era il figo no? a cavallo. E andavano a conquistare le terre i coloni e c'erano questi selvaggi brutti, tutti dipinti con le frecce e gli archi che andavano a uccidere i coloni poverini. Questi coloni andavano a uccidere, uccisi dai selvaggi. Ecco la filmografia portava avanti questo, questa tesi dei selvaggi contro i bravi coloni per poi scoprire dopo qualche tempo che quei selvaggi alla fine erano a casa loro, stavano difendendo la loro terra, questi venivano con le armi in pugno e distruggevano villaggi interi con donne e bambini, inermi. Ci sta una scena di un film che è una cosa reale, dove si, sopra una collina si mettono eh, alcuni uomini e uccidono centinaia e centinaia di bufali. Ma sapete perché? Per affamare gli indiani e questi sarebbero quelli che hanno portato la civiltà, questi sarebbero i buoni. Ecco, vedete come, come tutto si trasforma nella narrazione. Quali sono i buoni allora e quali cattivi? Erano i selvaggi che andavano a uccidere i poveri coloni? O erano i coloni che invadevano una, eh, un posto non loro, distruggendo e uccidendo questi poveri esseri? Beh. Meditate, gente, meditate stasera proprio, eh? Eh, lo so, lo so, lo so. Eh, comunque, un altro pochettino e poi non vi scoccio più, eh? Allora, voglio finire. Voglio finire. Ogni tanto punto un po' qui sul, sulla chat, vediamo un po'. Elon Musk, sì, è eh, ogni tanto non mi vengono i nomi. Eh. Qui si spaccano le opinioni, dice Lorenzo, qui si spaccano le opinioni. C'è chi dice che fa parte del Deep State e c'è chi dice che è un infiltrato contro il sistema. E Silvia dice, e chi può dirlo? Da che parte sta? Sembrerebbe i buoni, ma chissà. Eh, giustamente, hai ragione anche tu. E, quella, e Lotus dice, secondo me è l'anticristo. <ride> e Francesco dice, io... Ho avuto un infarto il 13 agosto 2020. Ero in una chiesa rupressa a fare accoglienza turistica e sono sopravvissuto, ma tutto è cambiato in me. Caro Francesco, meno male che sei sopravvissuto. Comunque e Patrizia dice "Arega!" Cioè non dice proprio così, però me la immagino che fa "Arega l'anticristo? Ci avemo in Italia!" <ride> ok, andiamo avanti, dai, che voglio finire questo pezzo. Quindi, quindi, si può desumere che tali progetti segreti della ricerca militare siano stati condotti sulla guerra biologica e genetica. E ribadisco, genetica. Se ipotizziamo che il nucleo del fenomeno dell'abduction aliene sia reale, ci sia una parte di abdacio aliene che sia reale. Beh, il personale militare si cela dietro questi progetti e sarebbe interessato alla biologia aliena, alla loro genetica e alle loro procedure di controllo mentale. Visto che questa ricerca è celata nell'ambito dei progetti altamente segreti, solo poche persone potrebbero esattamente. saprebbero esattamente quello che sta accadendo. In un altro periodo. Un altro, pericolo, scusate, un altro pericolo potrebbe essere rappresentato dalle organizzazioni umanitarie che cercano di portare a livello di governo le denunce sulle atrocità commesse su esseri umani nell'ambito delle ricerche genetiche in cui sono stati coinvolti i militari. Quindi questi progetti sono programmi non riconosciuti ufficialmente. La maggior parte delle vittime delle Milab... Dichiara di aver visto esseri alieni e personale militare lavorare fianco a fianco. E qui apriamo un altro, un altro capitolo. Io questo lo dicevo già tanti anni fa, però forse prima se ne poteva parlare un po' di più, oggi un po' di meno. Ci, ci, secondo me ci sono una parte di eh, agenzie paramilitari. Dico paramilitari perché in realtà sono militari ma non governativi. Cioè, non sono. Oppure il governo fa finta di non, che non esistono, che lavorano insieme a alieni. Insieme fanno esperimenti. Questa è un'altra ipotesi che può essere valutata. Ehm, qui parla degli, de, de, degli elicotteri che eh, lavorano insieme alle Milab. Parliamo un po' dello scenario di realtà virtuale, perché questo è un argomento che ne parleremo anche in altre volte. Sembra che alcune esperienze narrate proprio dagli addotti e dalle vittime di questi esperimenti di controllo mentale possano essere spiegate come facenti parte di una tecnologia molto avanzata. Alcuni soggetti affermano che qualcuno ha immesso nel loro cervello delle immagini. Gli scienziati militari sostengono che l'idea di inserire nella mente Altrui un'esperienza di realtà virtuale è solo un'ipotesi, ma allo stesso tempo anche molto promettente. Se tale tecnologia fosse stata sviluppata in segreto e oggi esistesse, i ricordi insolitamente lucidi di alcune abduction potrebbero essere spiegati dall'inserimento di un'esperienza artificiale nel cervello dell'addotto. Quindi, praticamente, loro gli possono eh, infilare nel cervello. Un qualcosa che non è esistito ma che lui ricorda come vero. Eppure, qui ci sono dei film molto interessanti su questa cosa. Adesso non mi ricordo i titoli, ma li hanno fatti. I dottori Joseph Sharp e Allen Frey hanno sperimentato la trasmissione di parole direttamente nella corteccia uditiva attraverso microonde a impulso. Già pensate, negli anni 60 molti di voi non erano neanche nati ancora alcuni addotti riferiscono di sentire voci nella mente questo nonostante le analisi abbiano escluso la schizofrenia schizofrenia e le famose voci no di certo questi fatti non possono spiegare tutte le abdaction aliene ma potremmo chiarirne una piccola parte e giocare un ruolo importante appunto nelle milab quindi le milab potrebbero essere la prova una task force militare dei servizi segreti opera nel Nord America fin dai primi anni 80 ed è coinvolta nel monitoraggio nel sequestro di persone in precedenza rapite da alieni. Ecco qui apriamo un altro piccolo capitolo. Quindi abbiamo detto che c'è un'ipotesi che i rapimenti siano fatti da militari fingendosi alieni, ok? Quindi magari si mettono una maschera quello poraccio che ne sa? In quel momento è mezzo addormentato. Poi, però, che succede? Che diciamo queste task force loro devono rapiscono, scusate, rapiscono persone che sono realmente state rapite dagli alieni. Ok? E quindi sembrano che siano molto interessati ai casi di abduction. Quindi, monitorano, monitor monitorano. Le case delle vittime le rapiscono e forse impiantano in loro apparecchi militari perché magari dice questo: se viene rapito un'altra volta, noi famo la spia, vediamo cosa succede. Capito? Che furbi! Ehm, forse loro stanno cercando degli impianti alieni o forse presunti embrioni ibrido umani alieni. L'unica cosa certa è. È che questa task force si avvale di una un'avanzatissima tecnologia, ragazzi, di controllo mentale che continua a essere sperimentata illegalmente su individui che, che costoro non hanno nulla a che vedere con le abduction da parte di alieni. Quindi concluso l'argomento, ecco, mi sono mantenuto in un'ora, un po' più di un'ora. Conclusione, cari amici. Piffi dice meno male che il nostro spirito è immortale, possono fare quello che gli pare. Brava Piffi, hai ragione, non facciamoci spaventare. Io queste informazioni ve le do non perché voglio spaventarvi, o perché voglio fare il, il menagramo, o perché magari voglio dire: eh, non, non possiamo fare nulla. No, 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 queste informazioni vanno date perché, intanto per capire quello che sta succedendo oggi, perché altrimenti c'è un qualcosa che non c'è un passaggio che noi non conosciamo no chi, chi non si è mai interessato di queste cose o, o magari qualche tempo fa tipo due tre quattro anni fa le vedeva come cose di, di fantasia no ma questi sono questi sono matti parlano di microchip parlano di, di controllo mentale eh, ma, ma chissà che si sono inventati ebbene oggi non tutti, eh, perché la maggior parte è zombizzata e quindi gli puoi dire quello che, gli pa gli puoi dire quello che vi ti pare. Gli puoi portare davanti una prova oggettiva e gli dici: Questo è un uovo, è un uovo che fa rumore. E loro dicono: No, questo è un quadrato che non fa rumore perché l'ha detto la televisione. E ha voglia di dire: Ma guarda che è un uovo, eh, ma lo vedi? È un uovo. No, tu sei un complottista, tu pensi che sia un uovo, ma questo è un quadrato. Vabbè, detto questo, cari amici. Volevo dirvi questo, Questa, queste, ah, questi esperimenti che avvengono veramente da tanti, tanti anni, io credo che siano stati fatti per arrivare ai tempi d'oggi e credo che non abbiamo ancora finito perché la sperimentazione sta andando ancora avanti, ci sono molte distrazioni di massa come la guerra in atto in questo momento. E la verità sarà difficile conoscerla, ma noi la già la conosciamo. Vedete, voi che state ascoltando questa radio un po' particolare, siete già sull'onda della coscienza e della conoscenza e della consapevolezza, ma ci sono tante persone che ancora non stanno molto, molto, molto lontano dalla conoscenza. Perché non vogliono affrontare, perché hanno paura, perché non vogliono proprio affrontarle queste cose. Però voglio chiudere in positività. Come ho detto prima, loro possono fare tutto quello che vogliono, ok? Possono tentare di rubarci l'anima, possono tentare di controllare il cervello, possono fare tutto. Ma a un certo punto si dovranno fermare di fronte a che cosa? Di fronte a colui che ha creato anche loro, perché questi, questi esseri demoniaci, questi esseri malvagi, quindi questi militari che fanno esperimenti per controllare il cervello e far diventare uomini soldati per poter uccidere, sono stati anche loro creati dal Creatore, no? Anche loro hanno una forma di eh, divinità all'interno e quindi dovranno tener conto che se colui che ha creato tutto a un certo punto dice adesso basta adesso c'è una buona parte di persone che si è risvegliata c'è una buona parte di persone quella famosa massa critica che finalmente si è svegliata ha aperto gli occhi e non crede più al male ma crede al bene e quindi all'essere cristico allora dice adesso basta, chiudiamo i rubinetti avete finito di fare i vostri giochi creiamo il nuovo mondo e il, e il nuovo cielo. Io vi prometto che questo è quello che sento veramente. Siamo al, alle parti finali. Ok? Siamo alle parti finali. Allora, qua dice: Iris, come faccio a sapere se mi hanno rubato l'anima? Allora, già che te lo domandi, non te l'hanno rubata. <ride> Perché chi, ha, chi gli hanno rubato l'anima non se lo domanda proprio, ragà. Iris, da retta a me. Già che ti fai questa domanda vuol dire che non te l'hanno ancora rubata perché non avere l'anima e non porsi neanche queste domande no chi non ha l'anima non ha empatia allora guardate vi dico come distinguere una persona che non ha l'anima o, o meglio non è che non ce l'ha ce l'ha inibita quindi è come se gli avessero eh, vi faccio questo esempio immaginate una radiolina una radio FM, quelle che si accendono, si accende la lucetta, tiri l'antenna, ok? Poi fai e senti la musica che arriva perché l'antenna capta le onde elettromagnetiche e quindi si trasformano attraverso un procedimento in musica. Ok? Adesso provate a immaginare che questa radiolina prendete l'antenna e la strappate, ok? La radiolina non è che muore. La radiolina continua a essere viva, nel senso che se la alimentate con la corrente, accendete, si accende la luce, eh, fa scricchiola, fa tutto, è funzionante, però non fa più musica, non riceve più segnale dal, dall'etere. Ecco, l'essere umano è come una radiolina, ovvero... Attraverso il suo DNA, attraverso varie, varie cose che non siamo adesso più a spiegare, attraverso vari corpi sottili, eccetera, eccetera, è collegato alla propria divinità. Quindi è collegato allo spirito, alla coscienza e l'anima. È colei che raggruppa tutto questo. Se qualcuno riesce a scollegare l'antenna e quindi l'anima, quindi la interrompe, quella persona non è che muore, continua a essere viva. Continua a riprodursi, continua a fare le cose, però non riceve più la, non ha più musica dentro di sé, non, ha più, non riceve più l'amore cristico e quindi è un, un automa. Quindi, cara Iris, tu ti dici: ma come faccio a sapere se mi, se mi hanno tolto l'anima? Non te l'hanno tolta perché già se te lo stai domandando, vuol dire che non te l'hanno tolta. Chi, chi invece non ha più quel collegamento? È una radiolina muta, rotta, che non ha, che non ha simpatia, non ha simpatia, non ha nulla. È rimasto così com'è, poi qualcuno si domanda. Vabbè, che ci fanno con, con l'anima? Quello è un altro discorso che faremo un'altra volta, cari amici, cari amici, spero di avervi di, di avervi un po' fatto passare un po' di tempo questa sera. Ripeto, io non amo fare, io non ho mai amato fare trasmissioni troppo lunghe. Quelle che gli piace fare trasmissioni lunghe è Rocco e eh, eh, che io adoro, ma io non ho la forza di fare queste trasmissioni troppo lunghe. Anche perché ho notato e so da sempre, perché ho fatto degli studi di, di marketing, delle cose particolari eh, per, per fare le vendite. No, che quando eh, l'attenzione di una persona non supera mai i 20 minuti, quindi. Una trasmissione dovrebbe durare, secondo me, 20-30 minuti, perché quei 20 minuti ti ascoltano tutti. Superati i 30 minuti, la mente comincia a divagare, qualcuno comincia a scrivere nella chat, qualcuno si beve la bottiglia d'acqua, qualcuno va a fare pipì ed ecco che si interrompe quel, mh, quella magia di informazione. Poi magari si la riascolta dopo, eccetera. Quindi concludiamo qui la nostra serata. Io però, prima, prima di... Va bene, no, stasera non ce la metto. Comunque, voglio salutarvi tutti. Vi voglio ricordare, carissimi amici, che il, 19, il 18, 19 e 20 giugno potete incontrarmi. Non è che io sia un personaggio chissà che, però possiamo incontrarci tutti in quel di Calabria, in un posto bellissimo. Guardate, oh, l'ho detto già tante volte, venite. Se dovete, fare la, se dovete pro, mh, prepararvi le vacanze di quest'estate, pensateci di fare magari 3-4 giorni una settimana in Calabria, che è bellissima. Poi insieme ai miei amici vi porteremo dappertutto. Ma in quei tre giorni il sostizio, festeggeremo il solstizio d'estate. Ci sarà anche Maxi, eh, Massimiliano Steffen che farà le sue performance con. Eh, eh, per chi lo conosce, e poi ci saremo io e Lucia che faremo eh, i riti col tamburo. Eh, il, il, poi accenderemo un, un falò enorme la sera e eh, danzeremo intorno a questo falò eh, con le chitarre. Ma sarà guardate, una cosa fantastica. Io penso che soltanto chi è venuto vi può raccontare quanto è bello e molti di ascoltatori che dei radio 11 11 già sono venuti a fare questi raduni lì, non, lì non, non ci sono maestri non ci sono, non c'è nulla ci siamo noi che ci abbracciamo ci conosciamo e vi assicuro che nascono delle amicizie che non finiscono più bellissime inoltre e poi concludo sto per partire con il camper e quindi vi verrò incontro io eh, vi dirò magari posto per posto dove poterci incontrare, non so, la piazza del paese di Tizio Caio Sempronio, domani sono lì, farò poi un programma, e chi vorrà potrà venire a bere un caffè qui, aspetta, qui, vedete? Aspetta, eh? O ve lo dico. Ecco, questa è la cucina, vedete? Qui c'è il frigorifero, qui ci sono i fornelli, qui, aspettate, aspettate. Eh, 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 qui, sono i fornelli ok questa di qua questa di qua che vedete dove c'è la bandiera questa e questo è il tavolo dove ci, sed ci sediamo poi dietro c'è un altro tavolo e poi c'è anche il bagno quindi è una casa io vi inviterò nella vostra casa e curioso curioso dice si può fare un rito contro l'andrangheta noi faremo il rito del sole, il rito del solstizio, quindi cercheremo di ringraziarci gli spiriti benigni per, per la nostra vita, poi l'andrangheta faccia quello che vuole. Ok, era una battuta, gi giustamente. Ciao a tutti ragazzi, grazie di essere stati qui con me. Questa sera vi mando a letto molto prima del solito. Ok, metto la, la sigla finale, la preparo e ce ne andiamo tutti. Eh, mi raccomando, domani, domani c'è ancora eh, con noi Rocco con la sua rubrica, e con le sue due, tre, tre ore e mezza di trasmissione, ma anche quelle sono le maratone di Rocco, sono importanti. Eh? Buonanotte a tutti, ciao.